Bella a tutti ragazzi, qui Wolf, Jacopo Mi. siamo su PlayStation 4 Non è vero. finalmente, sì. In realtà la stiamo emulando su computer Anche se e... stiamo usando l'HDPR2. Ecco, esatto, stiamo emulando il computer, poi abbiamo preso un'uscita HDMI del computer, No, l'abbiamo comunque presa aspetta, allora adesso volevo dire che dentro questo qua fa HDMI. emulare su FIFA 14, perché purtroppo io ho avuto alcuni problemi tecnici che poi vi spiegheremo e vabbè, ci deve Tipo, scaricare. ecco, sì, Se ci mette diciamo la che... 40. Oh, sta scaricando anche Battlefield Sì. 4. Allora, comunque, questa volta Bene molti che di io ti ho voi detto. dicono che i comandi vocali ci sono soltanto su E Kinect. invece quelli che ci Allora, sono anche su guardate. PS4 fanno schifo. PlayStation. Spegniti. PlayStation. No, Spegniti. aspetta. No, aspetta, facciamo. FIFA 14. Spegniti. PlayStation FIFA Spegniti. 14, un porco Spegniti. nano! PlayStation FIFA Disattiva comandi vocali. 14, FIFA 14, FIFA 14, avvia, Disattiva comandi vocali. avvia, Disattiva comandi vocali. avvia, Scatta istantanea. avvia. Scatta istantanea della schermata. Ha Sai che ha fatto? scattato l'istantanea. Avvia! Avvia. Fly Gear. Vedete quanto fa schifo che non si riesce neanche ad usarlo? No, perché lui capisce quando c'è uno che sa giocare e uno che fa schifo. Fa schifo, non si riesce neanche ad usarlo. Infatti ci vogliono 4 ore quando invece potresti premere un pulsantino sul controller. Guarda, imparare a usare. Comunque, ragazzi, non è finita perché con l'istorto vabbè, Ah fa già, è niente. vero, siamo anche un webcam, mi ero dimenticato. Ok. No, si vede che si è No, bloccata. dai, che succede Comunque aspetta, sempre. devo un attimo fare, devo Anzi, modificare due cose. fa proprio schifo sta cosa qua della webcam. Boh, non lo so cosa che l'ha migliorato. Lo Ecco, scopriamo, vabbè, probabilmente va fatto così. Così va. più Poi rumoroso. rumore video. Stessa cosa. Tanto il video non è rumoroso, eh. Scusate, eh. Ma qua ci sono tante quelle opzioni che io non ci sto capendo un cazzo. Cosa cacchio cambia la qui? Ah, ma non si è neanche applicato. Vabbè, insomma, ragazzi, noi stiamo facendo... Questo live insensato. Sì, è totalmente fuori di testa. Come naturalmente FIFA 14. Sì, Vabbè, fa è come niente. tutti i programmi che abbiamo. E oltretutto, so che forse non lo sapete, ma praticamente abbiamo fatto anche tempo fa un video di cos'era Call of Duty Battlefield, non mi ricordo, e la PlayStation 4 si è rifiutata di farcelo No, era registrare. HDPR che non ha registrato. L'HDPR non si sa perché non l'ha registrato. Se fai così che metti la carta dove c'è il computer, poi va a fuoco il microprocessore perché non riesce a prendere altro. No, scusate. Ok. Non voglio la webcam Oh, tutta ma per me. quante cavolo di cose deve Mi fare? sta andando a fuoco l'USB con tutta l'uscita del raffreddamento. Allora. Guardate un po' che bello. Comunque, ragazzi, idea di fare un bel calcio d'inizio. Fattimo, è La bellissima sta musichetta. cosa. Sì, adesso devi anche applicare all online. Ha iniziato FIFA 10 per 5 CFC. Ma col cavolo. Insomma, sta musichetta onestamente fa un po'... Comunque adesso ragazzi, ti ho detto un po' di tempo, mi collego più, quindi devi scaricare tutto. Esatto. Ah, ma abbiamo appena scoperto che il nuovo Ucam lo produce la Cyberlink, che fa Ucam per tutti i computer oltretutto. Quindi il nuovo Ucam è identico agli altri Ucam. Anzi, quello che ho scaricato sul mio PC Diciamo. nuovo, per chi non lo sapesse, è il PC nuovo, che è una figata, un PC da gamer della Madonna. Anche se non è PC da È gamer. un PC da gamer. Ha qualcosa che non va nella scheda grafica. Ha la scheda grafica più potente attualmente per PC portatili, una 750 mAh Per Nvidia PC GeForce. portatile, o ma ti carichi o È un devo. PC portatile da gamer. È un PC da gamer da portatile, no? Cosa Cioè. significa? Sì, ragazzi, purtroppo la mia connessione ha qualche serio problema. Ma Non si può spiegare, insomma, è complicato. stai Tu parlando? stai tranquillo, che non c'è niente di cui ti debba preoccupare. Non ti devi preoccupare di niente, assolutamente. Devi stare tranquillo Sì, ma io non mi che... fido di No, Jacopo, mi sai. C'è fidatevi di me, che io onestamente lo sto compito. facendo delle cose che voi non potete neanche immaginare su sto computer. Sto mettendo delle robe incredibili.
Però questi qua quattro terzi. Poi capirete tutto, tu non ti preoccupare. Oh, mamma mia. Un attimo, fai vedere, io qui sono battuffato il roster, poi ho scaricato questi tre giochi qua che devo ancora provare. Playroom con i serventi per la PlayStation No! Cam, vabbè, il mio profilo, le solite cavolate! Si Accedi a muove. Director Zone. Boh, non ci sto capendo più un cazzo. La cosa divertente è che non si carica. Boh, credo che sia questa. Sì, infatti. Allora, Director Zone, Cyberlink, tutte le solite robe, insomma. Allora, io direi di fare, credo che sia così, insomma. Tanto non ci sono problemi, non vi preoccupate, ma Allora, ragazzi, a questo punto direi di fermare e rifarlo quando ha finito di scaricare le robe per la 5 minuti che è qua. no, tu non ti preoccupare. Intanto li intratteniamo parlando del picconatore pazzo. Non so se voi ne avete sentito parlare. È una cavolata. Praticamente tempo Vai. fa, non so se lo sapete, ma hanno letto anche al TG che praticamente ci stava. C'era un picconatore pazzo, un tipo che andava in giro con un piccone a Milano e ammazzava la gente, no? Ecco, noi sospettiamo che sia uno che ha giocato troppo a Minecraft e quindi sia diventato così, insomma, sapete, picconare la Passione. gente, ecco. E insomma, vabbè, e poi io direi di parlare anche del fatto dei Di politici. No, Facebook. vabbè, Facebook. Allora, intanto vi racconto la storia. Lei, quando mio padre praticamente ha parcheggiato, lui era in una zona, no? Si è fermato un attimino, accostato, è passato lì un vigile, ha detto: signore, guardi che non si può fermare qui perché di qui passano deputati, ministri, senatori. E mio padre ha risposto: non importa, tanto un antifurto. E non so, il vigile si è incazzato, però pazienza, insomma. Non è che perché hai tuo padre, Hai sul cosa? Ma hai insultato i politici. perché stai giochi online? No, è che questo qua deve scaricare tutte le varie cose Puoi con la mia connessione. disabilitarlo? Eh sì, ma non va più indietro. Allora, come non va più? Vabbè, Si è insomma. anche bugato. Io adoro quando bando. Allora, niente, insomma, adesso non so. Oh, ecco. Adesso capirete cos'è che sto armeggiando col computer da ore. Naturalmente non so se lo vedete, aspettate che guardo. No, non lo vedete cosa sto No. facendo, perché vabbè, comunque presto lo capirete, ecco, soprattutto fra un po'. Perché Allora, non salvare il browser? Perché non salvare il browser? niente. Ragazzi, non vogliamo rovinarvi la sorpresa. Sì, ok, avanti, sì. Scusate, adesso stavo facendo una cosa, purtroppo il sito al quale sto lavorando sta richiedendo autorizzazioni a accedere ai miei dati Facebook. Facebook. Oh, ce l'ha fatta finalmente. Da come sta iniziando a fare? Oh, comunque, ragazzi, facciamo una breve partita. Io direi di farla Juventus contro Inter, chissà perché poi. Sì, io adoro queste cose. Allora, niente. Cos'è che possiamo dire, insomma? Comunque, ragazzi, devi un attimo fare gestione squadra, Barzani. Cavividale 88, Pogba è cresciuto, Come Fabio. avrete visto, mi sono anche leccato il naso. E niente, insomma, sto facendo ancora un lavoro. Claudio Martino salite. Uffa. Ok, scarico ora. Dai. No, vabbè, metto, vabbè, perché capo. Comunque, ragazzi, dovete veramente essere una cosa bella abbastanza, oserei dire, bella di Ottimo, FIFA. stiamo finalmente riuscendo a fare quel che voglio io. Quindi è Scusa, perfetto. Martin Cacciari se l'ha messo in fondo. Ok, comunque, ragazzi, direi di modificare un attimo il tempo. Ok, comunque, ragazzi, si inizia a giocare. Niente, tu non ti preoccupare. Adesso poi i cross saranno. No, voglio saltare. Allora, intanto io vorrei Mamma parlarvi, mia! non so se lo Mamma sapete, ma mia! recentemente qui dove siamo noi, che
come tutti saprete, insomma, è un posto adesso molto... sta nevicando, ragazzi, infatti... sta nevicando, ecco, e per festeggiare vorrei parlarti... Ah no, sentite un attimo chi c'è che commenta, che Fabio Caressa e Beppe Bergomi, ragazzi. Allora, che cazzo è successo? Questo qua era adatto per Stefan Caos quando aveva paura ad apparire in chat. Attenzione, allora inizia subito la partita, Llorente, Vidal, scambio per Pogba. Notare il microfono che tra l'altro... Mette in mezzo Llorente, Vidal. No, è sparito. Vidal, Claudio Marchiglio. Vidal. Pirlo, Pogba. Pogba, lo mette in mezzo per Tevez. Tevez è passato il tiro! Rete! Subito la Juventus in vantaggio con un grandissimo gol di Tevez. Non vedi come sono emozionato? No, comunque considerai, guarda un po' che gol si è preso la tua Inter. Ma che bel gol si è preso la tua Inter, Bertone. Pazzesco. No. Dov'è? Allora. No! Sì, ragazzi, gli effetti ottici di Yucam. Beh, così, no, è che la webcam è al contrario, naturalmente. Ok, basta. Sto effetto qua ha rotto le palle. Quindi ne mettiamo tipo un altro. Cioè, tu eri così emozionato che avevi tolto l'effetto. Pirlo, buono. Buono, sì, mezzo per Pogba. Sì, ho il cappello della strega. Vabbè, insomma, ragazzi, le solite bimbo minchiate che facciamo noi, che siamo bimbo minchia. No, che poi alla fine fai te, va. Sì, vabbè, siamo tutti bimbo minchia, ognuno più o meno. Soprattutto alcuni, chi più e chi meno, ecco, allora. Vidal fa partire Lixagne la mette in mezzo per Llorente. Fuori gioco. Elementare, Watson. Beh, però devo togliere gli occhiali per fare sta roba qua. No, ma dov'è che è andato? Guardalo, che schifo di effetto. Così va meglio, gli effetti, cioè sei messo peggio di FIFA. Pirlo, vabbè, togliamo anche questo, basta. Occhi, basta. Allora, via questo e basta. Allora, niente, finalmente si è riuscito a togliere l'effetto. Vital dentro per te, per pensare. Ecco, allora, volevo anche parlarvi dell'ultima. Bam. Basta. Non lo voglio, bam. Ok, ottimo. Vabbè, insomma, volevo anche parlarvi di... Comunque, ragazzi, stiamo anticipando la partita che ci sarà prossimamente. Probabilmente quando caricheremo questo video sarà già stata vinta, persa, non si sa. Il polvo Pogba. Mette in me. Sa giocare Pogba. Noi comunque ve lo diciamo subito che tanto sappiamo già chi vincerà perché vinco io. E... lo stai giocando. Da una pulizia. Ah, giusto, sta giocando Wolf, per chi non lo sapesse. Ma non si vede. No. Allora, niente, insomma, a questo punto io direi di chiudere qua, bella. Ma che cazzo? Che figata, cos'è sta roba qua? Ma che, non so, non riusciamo a prendere il possesso del pallone oggi. Oggi? Sì. Perché ieri non ce la facevo. Ragazzi, voi sapeste... Mi sta venendo. Attenzione, mamma mia, Bartoli, in mezzo per Lichtsteiner. Sempre Lichtsteiner. Chiellini. Porta avanti palla per Pogba. Pirlo. Attenzione. Vidal. Che azione. Mezzo per Lichtsteiner. Lichtsteiner è partito. Lichtsteiner. Ma dove la passa? Che azione! Coinvolgente! Vidal. La mette in mezzo per Claudio Marchisio. No. Cambio di fronte? Sì, mezzo per Llorente. Tevez è partito! Tevez! Che grande portiere! Andanovic. Allora, non finisce più di fare sta roba. Miracoli di Andanovic. Vabbè. Ma attenzione, cerca Vidal, non ce la fa. Allora. Ragazzi, voi non sapete cosa sta succedendo qua. Che in mezzo per Pogba, Pirlo. Ma sei per caso connesso a internet? Più o meno. Perché c'è un po' la connessione. Vidal, Lichtsteiner. Di nuovo Vidal. Pirlo. Pogba. Mamma mia, Marchisio. C'è fuori gioco. Che poi Marchisio non lo so, non c'entra niente con quello reale, boh, non si sa, ma la barba. Cose, ma sì, normale. Allora, se tipo sto coso qua
sta skin poi qua che ha messo Stefan Caos al browser fa proprio schifo. Pogba, Pogba, mezzo per Tevez, Tevez, ma dov'è la palla? Se becco come cavolo ha fatto mettere sta skin, gliela butto via proprio che la attenzione, Pirlo, Pirlo la mette in mezzo, Bonucci di testa, non ci arriva, mamma mia. Sceglie un tema. Marchisio. Che schifo. Cerca da fuori area, Marchisio, mamma. Ma c'è Tevez. Tevez, la girata. No, così va molto meglio. Abbiamo rimesso il tema di prima di Google Chrome. Spero che Stefan Caos si incazzi. Si arrabbi su. Vabbè, ci siamo capiti. Si arrabbia bestia. E insomma, vabbè. Se becco cos'è che sta succedendo tutta sta connessione. Allora, per fare un download di neanche un mega ci mette 40 anni. L'avremmo già caricato il video di Fly Gear quando avremo caricato sto video? Ma chi lo sa? Non si sa, probabilmente no, perché questo video qui non lo vedrà mai nessuno perché l'HDPR non so se sta registrando o no. Anzi no, qua c'è scritto stop avvia, però fa niente. No, sì, no, qua in nell'HDPR ci sta scritto avvia, vedi? Ma non è l'HDPR? Qua ci sta scritto avvia, vedi? No. Secondo me lo cancella quando perde il. Secondo me non sta proprio facendolo, comunque ognuno ha le sue convinzioni. Ecco, no, naturalmente la webcam si è leggermente fermata. È normale. Vidal, Pirlo. Trova Tevez. Tevez, di nuovo Tevez, il tiro. Ecco, avete mamma visto Wolf mia. Mentre gioca a calcio e naturalmente fa schifo. E praticamente niente, insomma, se volete mettere un dislike, 2, 3, no, se avete anche più di un profilo, Tevez, volete approfittare la situazione. Ma attenzione, Llorente la palla, mamma mia. Soprattutto anche perché non gliene fregherà nessuno questo video qua, quindi non lo guarderete, comunque fa niente. Se volete mettere un dislike, 3, 4. Io sono convinto che tutti gli juventini lo guarderanno e diranno. Io sono convinto che tutti gli interisti lo guarderanno e sporgeranno denuncia. Io per primo, i miei genitori, mio cugino, mio fratello, mio cugino, tutte le ragazze che abbia mai conosciuto, cioè vabbè, tantissime, insomma, avete capito. Ecco, no, poi Buffon. Poi non so come facciate voi juventini a vincere con Buffon. Stiamo vincendo. Con Buffon che è stato il miglior portiere del mondo e poi è diventato uno schifo che non riesce più neanche a prendermi una. Ma infatti anche voi notate, voi juventini, che date sempre la colpa al portiere quando scappa il gol. Cazzo, dovevi prenderlo. Ma scusa, ma non è l'Inter quello che è sesto o settimo? L'Inter almeno non si scusa col portiere, non fa tutte ste robe qua che dice colpa del portiere, non l'ha presa, scusa, c'era l'aggiornamento in corso, abbiamo dovuto disabilitare i server. Poi ci sono stati dei problemi perché problemi familiari, sapete. Tevez la mette in mezzo, Tevez il tiro, vabbè, Andanovic, che profumo di roba che sta bruciando. Non so se è il computer, se è la PlayStation. Spero che sia PlayStation 4. No, perché? Però. Ma Tevez, mamma mia, Llorente. Punto errore difensivo. Llorente, Llorente. Ed è gol! Ed è gol! Il raddoppio di Fernando Llorente. Perfetto. Adesso io direi di andare a parlare con un tizio che di nome fa. Com'è che si chiamava quello là? Com'è che aspetta? Germano Mosconi! Ci sta. Allora, andiamo a parlare di Germano Mosconi. Ricerca, attenti che qua ci scappa, ditelo voi. Mamma mia, mamma mia, Carlito Stevez. Mi ha rovinato la sempre introduttiva bestia. Non ce la fa partire. Allora, ditelo voi, faremo un effetto specialissimo apposta dedicato a lui. In mezzo al video ci mette un effetto speciale della voce che dicono, ditelo voi, Germano Mosconi! Ogni volta che la Juventus fa gol, allora, vabbè, si tirano giù da soli. No! È morto Germano Mosconi! Sì, è morto! No! Mamma mia, Claudio Marchisio, Claudio Marchisio! Ma quando? Marchisio, Marchisio, parte! Il tiro, non trova il tiro, mamma mia, Claudio Marchisio! No, ma scusa, ma no, ma quando è morto Germano Mosconi? Non lo ricordo. No!
Cazzo, adesso non posso più pigliarlo per il culo. Scusate, eh. E adesso ma come faccio? Llorente la lascia per Pogba. Mamma mia. Pogba. Il polpo Pogba. Pogba, salutami. Tevez, lo mette in mezzo per Llorente. Il tiro, mamma mia. Eccezionale. Llorente. Possiamo ancora giocare. Pirlo. Tevez, ma c'è? No! No! È caduto, non ci credo. Cioè, quindi, non so, i nostri giocatori cadono. Ma è tutto normale che cadono in aria. Non è che gli interi si fanno i falli, non lo dicono. Tevez non ce la fa. Ottimo, ragazzi, vogliamo farvi vedere una cosa. Cioè, io non so, io sono abituato di solito quando faccio, guardo le partite. Stagna in mezzo per Tevez! Granocchiare tipo qualcosa, mamma non so, mia, Tevez! No, che okay, è popcorn, insomma, in questo momento mi sta venendo. Io lo, la mette in mezzo per Bonucci! Vabbè, non so, non so se voi mi capite dove cacchio è. Non lo sai. Non so dove cacchio è che l'hanno messo. Ah, ma. Ecco. Non so se voi mi capite. Fernando Llorente non ce la fa. No! Niente. Volevo fare una cosa che purtroppo non è riuscita. È un grande peccato. Cazzo. È un grandissimo peccato, mi dispiace proprio. Pogba. Poi sì, vabbè. Ma cosa? Ma qua la gente ci cade a caso. Vabbè, insomma. Vidal. Vidal, come la marca di Ocean. Ecco, vabbè. Lichtsteiner. Di nuovo Lichtsteiner. Lichtsteiner. Mamma mia. Mamma mia, Stephen Lichtsteiner, cos'è che ha fatto? Che spinta. Oh. Pirlo. Tevez. Ma attenzione, Tevez è passato, Tevez. Tevez, mamma mia, il ti... Che sfiga, sì, ma che sfiga, che sfiga, che sfiga. Vidal, il tiro! Pogba, ma... mamma mia, Marchisio. Che sfiga, che sfiga, perché non abbiamo la versione You Campi aggiornata? Non possiamo. Ma come la passa? Non possiamo fare la realtà aumentata. Purtroppo ragazzi io non so, non mi ricordo più come cavolo si passano. Fa niente. Dai, c'è tempo. Logico. Poi... c'è tempo per. Dai, per un altro gol almeno. Pogba. Il polpo. Pogba no, non ce la fa. Ma attenzione Vidal, Vidal. Vabbè, sto qua segna tutti i falli per l'Inter. Che lo stai facendo? Sto cercando di vedere se riesco a fare una roba. E la Madonna. Niente, allora, niente, dobbiamo per forza annullare sta roba qua, un peccato. I commenti di Fabio Caressa. Stavo iniziando a divertirmi, perché stavo iniziando già a pregustare quella cosa di quando... Attenzione, il polpo Pogba non passa in mezzo per... Si ferma, ma cosa fanno? Sto gioco qua è uno dei giochi più buggati che abbia mai visto. Quasi... Fa schifo sta versione di Yukami. Cioè, io volevo mettere gli effetti in realtà aumentata e devi comprare la versione più nuova. Non potevi comprare il PC un anno dopo che almeno era più figo. Attenzione, il Pogba, Pogba, di nuovo lui. Pogba, il... Mamma mia, il polpo Pogba, cosa che ha fatto. Vedo. Per Tevez.
Tevez cerca di avvicinarsi. Tova Pogba. Giocata di gambe di Pogba. Pogba arriva. Non ce la fa. Ma dai. Ci meritavamo forse qualcosina in più rispetto a lui. Veramente fa. No. Questa scoperta qua mi farà. Ma vai, perché la lasci lì? Mi farà diventare riconoscibile questa scoperta. Ed è finita, ragazzi. 2-0 vince la Juventus. Mi dispiace, Jacopini. Mi dispiace tanto. Allora, abbiamo fatto un casino di roba per UCAM. Nostro super programma. Nel frattempo io volevo parlarvi di una cosa. Avete mai visto quei tizi che praticamente hanno... Cacchio. Suona sempre il telefono. Vabbè, comunque ragazzi... Non so, insomma... Questo qui sarà... Sì, Andanovic... Cioè, Quinten Andanovic è stato l'uomo partita per... Ne ha parate, ha fatto 16 parate. Ma perché tutti ND? Ah no, sì, perché parate. Giusto, perché parate sono ND. Chi vuoi che l'abbia parato? Allora, non so, ragazzi. Comunque, ragazzi, io dopo questa perdita, aspetta un attimo, aspetta un secondo. Vabbè, chiudiamo qua. No, digli ok. No, aspetta un attimo. Volevo parlarvi un attimino prima di... Ecco. Sì. Volevo parlarvi prima, praticamente, di... Non ce ne avete presenti quei tizi che hanno quella specie di naso... quella specie di naso... No, vabbè, dai, adesso chiudiamo. Ecco, e anche quegli occhiali che sono irriconoscibili, no? Comunque, ecco, ragazzi, come quando vince la Juve, che praticamente non si capisce esattamente. Cioè, ecco, comunque, ragazzi, bella a tutti da Wolf, da Jacopo Mi, che speriamoci. Naturalmente non sapete che sono io, perché data questa fantastica illusione ottica, che è proprio... Comunque ci vediamo a un prossimo video.